Ciao Crazy Family, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video. È un video che mi avete richiesto voi durante una live, una delle richieste che mi avete fatto, oggi ho deciso di portarvela. A dire il vero non sapevo se suddividerlo in due video o lasciare un video intero. Alla fine ho deciso di lasciare in un unico video cercando di togliere meno particolari alla storia, per fare in modo che comunque avesse un senso. Infatti è un po' lunghina, ma neanche troppo. Inizio col dirvi che è il 2 febbraio del 1959, quando un gruppo di escursionisti, 9 escursionisti per l'esattezza, purtroppo muoiono su un passo della Russia, sul passo Dyatlov. Questo passo si chiama così in onore di Igor, che è il capo spedizione di questa escursione. Quindi io direi di andare direttamente al video dove vi spiegherò tutto e poi ci vediamo non alla fine, ma ci vediamo verso la fine. Diciamo così. Era il gennaio del 1959, quando un gruppo di ragazzi stava per intraprendere un'escursione con sci di fondo attraverso gli Urali settentrionali dell'oblast di Svedrovsk. I ragazzi erano guidati da Igor Dyatlov. Erano 8 uomini e 2 donne, tutti studenti o neolaureati dell'Istituto Politecnico degli Urali, oggi Università Federale. L'obiettivo della comitiva era quello di arrivare su un monte, il monte Otorten, che sta a 10 km a nord dal punto del loro incidente. Il percorso scelto dai ragazzi era di terzo livello, il più pericoloso, ma ognuno di loro aveva alle spalle chi più chi meno una lunga esperienza tra escursioni, sci di fondo e spedizioni in montagna. Il gruppo arrivò in treno a Ivdel il 25 gennaio. Andarono poi fino a Visayi, a bordo di un camion. Questo era l'ultimo posto abitato prima delle zone in cui avrebbero fatto l'escursione. Il 27 gennaio ha ufficialmente inizio l'escursione verso l'Otorten, ma già dal giorno seguente il gruppo diminuì. Uno di loro, Yuri Yudin, fu costretto ad abbandonare la spedizione per un'indisposizione fisica. Il 31 gennaio arrivarono sul bordo dell'altopiano e si prepararono ad affrontare la salita. In una valle boscosa fecero un campo base dove depositarono del cibo e delle attrezzature che sarebbero servite loro per affrontare il viaggio di ritorno. La mattina del giorno dopo, del 1 febbraio, iniziarono la salita verso il passo Torten. Pare avessero progettato di valicare il passo e poi accamparsi dall'altro lato per la notte successiva, ma pare che a causa del peggioramento climatico il gruppo si trovò nel bel mezzo di una tempesta di neve e a causa della poca visibilità persero l'orientamento. Andarono verso la cima del Kolotaki, che si trovava a ovest del percorso che avrebbero dovuto fare. Quando capirono l'errore, era troppo tardi per tornare indietro e quindi decisero di fermarsi ed accamparsi lì, in attesa di un miglioramento climatico e quindi anche della visibilità. Quelle cose che vi ho appena raccontato possiamo saperle grazie ai diari e dalle macchine fotografiche trovate sul posto al momento del ritrovamento. Igor Dyatlov aveva concordato con l'associazione sportiva di cui faceva parte che, non appena il gruppo fosse rientrato a Visage, li avrebbe contattati tramite telegrafo e questo sarebbe dovuto accadere il 12 febbraio.
Quella data passò, ma non si preoccuparono molto, perché in un'escursione impegnativa come quella affrontata dal gruppo potevano capitare dei giorni di ritardo. Solo il 20 febbraio, grazie alle famiglie dei ragazzi, furono inviati dei gruppi di ricerca, inizialmente formati da studenti e insegnanti volontari. Poi, successivamente, vi si unirono anche la polizia e l'esercito, i quali partecipavano alle ricerche utilizzando anche degli elicotteri per tentare di individuare il gruppo anche dall'alto. Il 26 febbraio fu ritrovato quello che ne restava di una tenda. Da questa partivano una serie di impronte che si dirigevano verso il bosco vicino, ma poco dopo, all'incirca dopo 500 metri, le impronte scomparivano nella neve. Una cosa però saltò all'occhio di alcune persone che facevano parte delle squadre di ricerca: un grande cedro sotto il quale pareva esserci qualcosa. Andarono a controllare e purtroppo, proprio lì, vicino ai resti di un fuoco, furono ritrovati i primi due corpi. Si trattava di Yuri Krivonischenko e Yuri Dorosenko, entrambi trovati con addosso solo la biancheria intima. Poco distante dal cedro furono trovati altri tre corpi: quello di Dyatlov, di Zina Kolmogorova e di Rustem Slobodin. Gli altri quattro escursionisti furono cercati per più di 2 mesi e vennero infine trovati il 4 maggio, sepolti sotto 1,5 metri di neve, nella gola di un torrente all'interno del bosco, a 0,5 chilometro di distanza dal luogo di ritrovamento degli altri corpi, dove vi era il cedro. Già subito dopo il ritrovamento dei primi 5 corpi, partì un'inchiesta legale e da una prima autopsia il medico legale disse che non vi erano segni particolari di lesione che potessero condurre i 5 alla morte. Solo Slobodin riportava una piccola frattura cranica, giudicata però non letale, quindi si dedusse che i 5 morirono per ipotermia. L'autopsia eseguita sui 4 corpi trovati più tardi nel bosco però complicò un po' le cose. Il corpo di Tibix presentava una grave frattura cranica e sia il corpo di Dubinina che quello di Zolotarev riportavano un'importante frattura alla cassa toracica. Secondo il medico legale, il dottor Boris Alekseevich, la forza richiesta per provocare una tale frattura era estremamente elevata, che la paragonò alla forza di uno schianto durante un incidente in auto. La particolarità è che, come i corpi rinvenuti prima, esternamente erano privi di lesioni. Era come se fossero stati schiacciati da una forte pressione, ma arrivata dall'interno. Inoltre la donna, Dubinina, era stata ritrovata senza lingua, parte della mascella e senza occhi. Inizialmente si suppose che la tribù indigena dei Mansi potesse averli visti e potesse averli attaccati e uccisi, perché è come se la comitiva avesse invaso il loro territorio. Ma dalle indagini svolte si capiva che sia per la scena trovata che dalla natura delle morti tale tesi non poteva essere supportata. Ma una cosa gli inquirenti non si riuscivano a spiegare: le temperature variavano dai meno 25 e i meno 30 gradi ed in più c'era stata una tempesta di neve. Come mai i ragazzi erano stati trovati solo parzialmente vestiti? Alcuni avevano solo una scarpa, altri le calze, altri solo gli indumenti intimi. Anche se una tesi per questa stranezza ci sarebbe.
È uno stato psicotico chiamato spogliamento paradossale. Si manifesta solo nel 25% dei casi di persone morte per ipotermia. Questa si verifica nel passaggio tra lo stato di ipotermia iniziale o moderato e tra uno stato di ipotermia grave. Il soggetto diventa disorientato, confuso e aggressivo e tende a strapparsi i vestiti avvertendo una falsa sensazione di calore. Alcuni dei giornali dell'epoca riportavano le parti accessibili del fascicolo dell'inchiesta e diceva che 6 dei membri del gruppo sono morti per ipotermia, mentre gli altri 3 per una combinazione tra ipotermia e traumi. Non esistevano tracce della presenza di altre persone nella zona e nelle aree circostanti. La tenda era lacerata dall'interno. Le tracce che partivano dal campo base suggerivano che tutti i membri del gruppo lo avessero lasciato tutti insieme. Le vittime erano morte tra le 6 e le 8 ore dopo aver consumato il loro ultimo pasto. A confutazione della teoria di un attacco da parte della tribù Mansi, il dottor Boris affermò che i traumi rinvenuti su 3 dei cadaveri non potevano essere stati fatti da un altro essere umano, per via della pressione usata per rompere la cassa toracica. Tale forza un uomo non la può possedere. Le analisi forensi avevano mostrato che alcuni dei pezzi dei vestiti ritrovati presentavano alti livelli di contaminazione radioattiva. Il verdetto finale fu che i ragazzi morirono a causa di un'irresistibile forza sconosciuta. Sì, avete capito bene. L'inchiesta fu chiusa ufficialmente a fine maggio, poco dopo il ritrovamento degli ultimi corpi, per assenza di colpevoli. Ci furono molte polemiche su questo caso. Secondo molte persone, le indagini non erano state svolte correttamente e legalmente. Ora capirete perché si dicesse questo. Alcuni ricercatori sostengono che alcuni fatti furono tralasciati e trascurati dalle autorità, forse volutamente ignorati. L'allora 12enne Yuri Kuncevich, che in seguito diventò capo della fondazione di Atlov, partecipò al funerale di 5 dei 9 escursionisti e si ricordò che la loro pelle aveva una bronzatura color bruno intenso. I vestiti degli escursionisti avevano un alto tasso di radioattività. Gli abitanti dei paesi a valle dichiararono che c'erano delle strane luci in cielo quella notte, delle sfere arancio. Anche un altro gruppo di escursionisti, distanti circa 50 km dal luogo del ritrovamento dei corpi, dichiararono la stessa cosa. Alcuni resoconti affermavano che nella zona si trovavano diversi rottami di metallo con sopra lo stemma dell'esercito, il che porta a sospettare che potesse essere stata utilizzata per manovre segrete e che l'esercito sarebbe stato interessato ad un insabbiamento della questione. Ok, eccoci di nuovo qua. Che dire, è una storia assurda. Che cosa è successo secondo voi a questi ragazzi, a queste persone? E soprattutto, com'è possibile che alla ragazza
furono strappati, anche perché da sola non può esserseli tolti. Gli occhi, la lingua e un pezzo di mascella. Non è normale, cioè, non mi potete dire che è una causa naturale questa. Ok, capisco l'ipotermia, ma tutto il resto no. Come la pressione che avrebbero dovuto fare sulla cassa toracica dei ragazzi per rompergliela, non rimangono ematomi? È assurdo che non ce ne siano, soprattutto in ipotermia. Per chi comunque ha un minimo di, cioè sa un po' queste cose, io ero in ambulanza e vi posso dire che già normalmente a corpo caldo. Se io tocco una persona gli rimane il segno, comunque gli faccio un massaggio cardiaco, gli rimane il segno. Immaginatevi in un corpo gelido, freddo. Se io schiaccio una persona, rimane il doppio il segno. Ma oltre a quello, com'è possibile che la forza, la pressione che è stata fatta per spaccare la cassa toracica a questi ragazzi sia arrivata dall'interno. Ragazzi, dall'interno del corpo. Com'è possibile? È assurdo, vero? Io non ho spiegazioni plausibili per questa cosa. Ditemi voi qualcosa che magari mi può anche illuminare, mi può anche dare un pensiero diverso, una supposizione diversa. Ditemi voi, scusate. Beh, io direi che aspetto i vostri commenti, come sempre. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, se non vi è piaciuto, pollicione in giù, no problem. E però, no, anzi, aspettate, iscrivetevi al canale, perché non lo dico mai, quindi vi dico iscrivetevi al canale e seguitemi sui social, o meglio su Instagram, comunque vi lascio sempre il link qua sotto nell'info box. Però non vi saluto qua, cioè io vi saluto qua, ma la mia voce chiuderà con i nomi e l'età, la lista, insomma, di queste povere persone. Quindi vi ringrazio, un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Igor Dyatlov, 23 anni. Zinaida Kolmogorova, 22 anni. Lyudmila Dubinina, 23 anni. Sergivich Kolevatov, 24 anni. Rustem Slobodin, 23 anni. Yuri Krivonishenko, 23 anni. Yuri Dorosenko, 21 anni. Alexander Zolotarev, 35 anni. Yuri Yudin, 22 anni.